Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, una trasmissione che parla solo ed esclusivamente del calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino alla prima categoria e da quest'anno, per la gioia anche di Alessio Patti che lo cura in modo particolare, anche il futsal, il calcio a 5, seguiamo il campionato di Serie C1, quello regionale. Salutiamo in postazione qui la splendida Giulia Bonaccorsi che ha sostituito, tra virgolette, naturalmente la nostra Federica Di Benedetto. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Buonasera a te, buonasera anche naturalmente a colui che tra poco commenterà il campionato di promozione, Ciccio Rametta. Speravo che usassi splendido anche per me. No, non mi sembra proprio il caso, per cui va bene lo stesso. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Allora subito parliamo del campionato di promozione come ho anticipato qualche secondo fa e diamo lettura dei risultati della 12ª giornata di ritorno, oggi 16 marzo 2014. CUS Palermo, Castellammare 0-0. Linni Trapani, Cefalù 0-0. Dattilo, Delfini Vergine Maria, 1-2. Città di Carini, Fulgatore, 2-1. Monreale, Montemaggiore, 4-1. Real Calcio, Paceco, 0-3. Favignana, Salemi, 4-3. Riposa, Strasatti. Vittoria fuori casa della Paceco, 3-0 contro il Real Calcio e a questo punto, caro Ciccio, guardando tra poco anche la classifica, penso che i giochi sono un po' fatti in questo girone A del campionato di promozione. Sì, a 3 giornate dalla fine è una giornata importante per la vetta. Il Paceco ha vinto bene fuori casa per 3-0 e ha approfittato dell'inaspettatissimo crollo casalingo del Dattilo, sconfitto 2-1 dal Delfini Vergine Maria. Sconfitto anche il Salemi a Favignana e delle 5 che stanno guidando la classifica ha fatto punti solo il Ligny in casa 0-0, ma si affaccia il Favignana nella zona playoff prepotentemente. E in coda al momento la sfida play-out sarebbe fra Delfini Vergine Maria e Fulgatore, ma il CUS Palermo a 29 non dorme sonni tranquilli. Perfetto, mister Paceco, insomma, che ha fatto un campionato importante, credo che forse ha un piede, dico un piede soltanto, in eccellenza, non so se è d'accordo. Questa è stata la giornata, secondo me, vedendo tutti i risultati, determinante. Penso che ormai è quasi fatta, è normale che loro devono fare gli scongiuri, però penso che sia già eccellenza per loro. 5 punti sono tanti a poche giornate. A 3 settimane dalla fine sì, sono tanti. È un allungo decisivo. Si gioca un po' più tranquilli, no? Dico bene, mister. Sono tanti perché su 3 partite ce ne sono 9 a disposizione, quindi li puoi anche gestire. Chiaro. Non so le partite adesso se sono 2 in casa o 2 in trasferta, però penso che con 5 punti bisogna proprio suicidarsi. Non infatti. Tra poco parleremo anche con il nostro ospite, il direttore sportivo della Tiger Bolo, sullo Sporting Taormina, perché oggi vincendo 2-0 in casa con la Castelbonese il big match e vola al primo posto. Guardiamo i risultati di questo girone B del campionato di promozione. Randazzo, Atletico Villafranca, 3-2. Sporting Taormina, Castelbuonese, 2-0. Mamertina, Ciappazzi, 3-0. Castelbuono, 1975, Fiume Freddese, 4-0. Riviera Messina Nord, Pistunina, 1-3. Città di Milazzo, Santa Giolese, 1-1. Sinagra, Torre Grotta, 0-2. Riposa, Ghibellina. Cambio al vertice dunque nel girone B del campionato di promozione. Ciccio, questa vittoria per lo Sporting Taormina, insomma, vale doppia. Senza dubbio, Ettore. Se nel girone A c'è stato il consolidamento del primato da parte del Paceco, nel girone B è stato il giorno del sorpasso. Dopo aver resistito per tante settimane in testa, la Castelbuonese è caduta nello scontro diretto. Si affrontavano le prime 4 quest'oggi e lo Sporting ha appunto colto l'occasione, approfittando del fattore campo, per riportarsi in vetta. Invece è finita in parità il match tra Milazzo e Sant'Angiolese 1-1, per cui adesso possiamo veramente dire che se la giocheranno in 2 per il primo posto. In coda non ci sarebbero al momento i play-out, però il Riviera Messina Nord spera fino alla fine di poterli raggiungere. Direttore, Sporting Taormina, quindi un'altra squadra messinese insomma, che vince un campionato, quindi la dimostrazione che comunque la provincia messinese è ricca di successi e anche di squadre che vogliono veramente mettersi in gioco. Sì, diciamo che è un paio d'anni che le squadre della nostra zona, l'anno scorso Orlandino, 2 torri in Serie D, quest'anno Rocca di Caprileone, insomma c'è un bel movimento del messinese. Credo che la partita di ieri
sia stata fondamentale. Era uno scontro diretto, l'hanno vinto, quindi meritatamente sono passati davanti in classifica. Era una squadra costruita per questo, penso, quindi che stanno portando a compimento quello che il programma che avevano fatto inizio anno. Certo. Sebastiano, però il fatto che ci siano due squadre di Taormina un po' ci sorprende, no? Questa squadra che nel campionato di promozione insomma si sta apprestando a vincere il suo campionato, ma anche quella in eccellenza guidata da De Cento si sta comportando, no, bene, benissimo, perché è seconda in classifica. Sì, sì, sì. Strana questa cosa, vinto, no? Sì, ed ha messo una cosa serie succederà che il prossimo anno avremo posto. Due squadre probabilmente in categorie importanti. Esatto, sì. Non ti sorprende? No, cioè nel senso, io non so adesso i problemi che ci sono, se di problemi si possa parlare, si può parlare, però credo che comunque se ci sono, c'è la possibilità di poter vincere come stanno facendo e magari di proporsi in categorie importanti, che ben vengano, voglio dire. Anche cioè, se poi spesso e volentieri quando insomma ci sono troppe squadre si rischia di perdere anche un patrimonio economico importante, no? Unendo le due squadre il patrimonio diventa potrebbe unico essere, certo. E potrebbe essere meglio, no mister? Non so se lei è d'accordo. Sì, sicuramente, bisogna vedere le due società, bisogna vedere cosa pensano loro, perché se è nato lo Sporting Taormina sicuramente perché non c'è l'accordo con la vecchia società del Taormina, quindi adesso se eventualmente per tutte e due sarà eccellenza dovrebbero, però questa è una cosa positiva, dovrebbero cercare di o trovare un accordo o si alimenta il movimento sicuramente su Taormina, però come dici te è normale che si perde un po' di patrimonio economico della zona, della città. È vero, è verissimo. Ci dobbiamo fermare, abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, tra poco ritorneremo a parlare del campionato di promozione con il girone C ed il girone D. Ci vediamo tra qualche minuto con Penalty.